Luigi credeva moltissimo in quella canzone. Ciao amore, ciao era per lui la prima canzone di protesta italiana. Io mi ricordo che nel momento in cui doveva uscire sul palcoscenico, io feci un grandissimo sforzo e mi ricordo che mi disse queste precise parole: vado fuori, canto e poi ho chiuso con la musica leggera. Vi assicuro che appena apparì non era lui. Non era lui, aveva gli occhi vuoti, aveva uno sguardo assente, come un automa si avvicina al microfono, nel suo vestitino nero, con la cravatta, ben vestito, bello, bello da impazzire, cioè un bel tenebroso, ma con una faccia incredibile, con un volto irriconoscibile, e comincia a cantare, e canta come se veramente stesse nuotando controcorrente. Si sente che fa fatica quasi a respirare, e io, che sono, anche le allergie mi si attaccano, se uno ha un'allergia, figuriamoci l'emozione e le cose, mi sentivo male per lui, perché dicevo, ma questo non è Luigi che conosco. E poi, ripeto, poi l'ossessione di questa batteria, e questa voce, la solita, e non sentivi altro. La canzone arrivava così, se arrivava a me così che conoscevo, ho pensato veramente adombrato, incazzato, lascio il palco. Dico, speriamo che nella ripetizione, allora le canzoni venivano ripetute dai grandi interpreti stranieri. Oh, porca miseria, non ti arriva dall'idea e fa sta canzone con una drammaticità greca proprio. Sembrava Elettra, il lutto di Elettra. La solita strada. Ho detto, ma che stanno a fare sti due? Certo, era andato a trovarlo in camerino dopo che avevano cantato sia lui che Dalida, ciao amore ciao. E stavano di ottimo umore. Avevamo scherzato sia con Dalida, io avevo detto a Dalida a quale Madonna si è respirata quando aveva aperto le braccia e aveva cantato eccetera, perché aveva questa sua ieraticità, questa sua eccetera. E a Luigi avevo detto alcune cose sulla cravatta, che era sempre la stessa, aveva una cravatta da tanti anni ed era sempre la stessa. Avevamo scherzato su altre cose, insomma un po' così goliardiche, ed era di ottimo umore. Io fossi stato un giurato quella sera, quella canzone non l'avrei capita. La canzone fu esclusa, evidentemente lo shock fu molto violento, shock aiutato probabilmente da del liquore, del whisky, qualche pasticca, non so. Dopo la bocciatura della canzone vidi Luigi uscire dal teatro con gli amici della RCA ed era assolutamente pallidissimo, pallidissimo. Io non ebbi il coraggio di avvicinarmi e di dirgli la mia solidarietà, eccetera, eccetera. Quindi quando esce, gli altri vanno, tutta la troupe, diciamo così, tutta la squadra dell'RCA, insieme a Dalida, vanno tutti a mangiare fuori. E Luigi non accetta questo invito. Forse addirittura li manda a quel paese, no? Non me ne torni in albergo. Ecco, a quel punto, questa è la ricostruzione, è precisa, lui arriva in albergo, siamo intorno alle 11, 11 e mezza di sera, non più tardi, perché vado un po' a memoria, ma... E sicuramente prende la sua macchina, lui aveva una Spider, forse era una 124 Spider. Ma lui si allontana dall'albergo, va, non si sa bene dove, probabilmente in Costa Azzurra, probabilmente da qualche parte, a un certo punto rientra e sicuramente richiama Roma o viene richiamato da Valeria a Roma. E Valeria racconta che questa ultima telefonata, che sarà stata di un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora al massimo, precedente al ritrovamento da parte Dalida del corpo o qualcosa del genere, è una telefonata in cui lui veramente ha abbattuto, ma già gli ha fatto bene andare sulla Costa Azzurra o comunque in Riviera con la macchina scoperta. Quando rientra, Valeria dice, a quel punto l'ho sentito rilassato e quindi abbiamo fatto una lunghissima telefonata di cui non è rimasta traccia, per esempio. Neppure nei registri, non si sa nulla. C'è stata una sola telefonata, è stata Dalida che ha fatto telefonare ai dirigenti della RCA per semplicemente assicurarsi che Luigi era ben entrato all'albergo e che non aveva avuto un incidente. Fummo noi a chiamare Tenco in albergo per sapere se fosse arrivato, perché eravamo preoccupati per come guidava la macchina. E dicemmo, chiamammo Dalida per dirle se voleva parlare, se voleva dire qualcosa a Tenco. Tenco era arrivato e Dalida disse no,
ci parliamo dopo. Dopo un quarto d'ora ha pregato a Paolo Dossena e a Mario Simone di raccompagnarla all'albergo perché è molto inquieta per Luigi. Dice che deve andare a riconfortare. Siamo partiti all'albergo, sì. Il resto lo sa. Dalida è arrivata nell'estate la prima, ha fatto finta di montare sopra la sua camera, ha preso la chiave, è andata perché lui non era al primo piano, era giù come si dice in... La dépendance. L'ultima persona che lo sente da vivo è Valeria. E Valeria assicura che lui era tranquillo. Che cosa sia successo in quella mezz'ora, francamente, nessuno potrà dirlo. Lei è arrivata prima nel corridoio e dietro c'era Paolo Dossena, Mario, io e mia cugina e nessun altro. Allora tutto quello che hanno potuto raccontare dopo sono tutte favole. A un certo punto, comunque, Dalida esce urlando dalla stanza di Luigi Tenco e dice di averlo visto morto sul letto. La stanza 219, che era quella di Tenco, era nel piano di sotto, cioè nel seminterrato rispetto alla hall dell'albergo. Io sono andato in questo corridoio e un fotografo mi disse Tenco si è ammazzato, ma il fotografo saliva le scale, io scendevo. Io arrivai in questo corridoio e non c'era nessuno, c'era la porta semichiusa della stanza 219, c'era Lucio Dalla per terra, stava seduto per terra completamente nudo e mangiava una mela, come se fosse inebetito, come se non avesse capito bene quello che stava succedendo. Era un bambino in molte cose. Però professionalmente, e questo è stato in Italia la sfortuna, era una persona molto, molto seria proprio. Era serio con cattiveria, serio con testardaggine. Lucio Dalla è uscito dopo, è stato svegliato dal grido di Dalida, che Dalida quando è entrata da sola prima, l'ha trovato per terra, pensava che aveva bevuto, che si sentiva male, e quando ha preso sul seno... c'era tutto il sangue, ci ha dato un urlo, dice lui sul momento non ha pensato che lui era morto, ha detto lui ci sente male, allora ha dato un urlo e ha detto subito un medico. Fecero una telefonata a casa, non ricordo esattamente se fu l'avvocato Attolico o il maestro Zeppegno dell'RCA. Mi dissero che Luigi aveva avuto un incidente e nulla di più. Al termine dello spettacolo, e sono stato informato dal mio comando che su all'Hotel Savoia era successo qualcosa, si era udito uno sparo. Mi sono subito precipitato unitamente al personale della pubblica sicurezza che a sua volta era stato informato. Quando siamo stati al Savoia ci hanno accompagnato in una camera, mi sembra che fosse il 219 o il 319, e lì abbiamo trovato Luigi Tenco riverso a terra, con un colpo d'arma da fuoco alla tempia destra. Sul comò c'era il caricatore della pistola, il corpo di Luigi era girato in terra con un braccio sotto al corpo e la pistola era sotto una gamba. Dopo una prima sopralluogo, poche fotografie, pochi rilievi di tipo scientifico, il commissario Comolinari fa immediatamente portare via il corpo. E infatti circa le 2:30 ha suonato il telefono, come succede che c'era un morto al Savoia da andare a prendere. Siamo partiti, andato a prendere questa salma, c'era la polizia, siamo stati una mezz'oretta lì, hanno detto adesso potete muovere la salma e portarla al cimitero. E noi l'abbiamo presa e portata al cimitero. Arrivata al cimitero abbiamo scaricato, come facciamo sempre. Poi, quando si sparge la voce di questa morte, i giornalisti e i fotografi cominciano a pressare il commissario. Il cadavere si è preso, si è portato e poi si è riportato nella stanza. C'è stato questo macabro balletto. E fu riportato in albergo. Dopo 10 minuti arriva la polizia e fa riportate tutta la salma al Savoia, andò com'era. E loro non hanno seguito, no. E siamo andati al Savoia, abbiamo messo la salma per terra com'era, con i piedi sotto il comò, con la testa appoggiata lì alla testata del letto, e siamo stati un'oretta lì, che facevano le fotografie e tutto, e poi l'abbiamo ripresa e riportata al cimitero. Niente, lì era un casino. C'era la gente che protestava, gente che entrava, gente che usciva. Come arrivai, vidi la hall deserta, però c'era un certo movimento. La notizia poi, dopo che mi sono sfogato con Dalla, che abbiamo pianto, che siamo andati a vedere il cadavere, che anch'io mi ricordo in terra. Eccetera, eccetera. E poi qualcuno telefonò, io telefonai al mio operatore del telegiornale, Pattini. Dico, prendi la truppa, riunisci subito la truppa e vieni qui all'Hotel Savoia perché dobbiamo fare un reportage per dare la notizia per questa tragedia per i telegiornali domani. Non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un festival della canzone. Non si può arrivare a questo punto. Tenco con il suo gesto ha dato uno schiaffo a tutto un mondo
No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo, indubbiamente, ma non sta a noi giudicare. Sta a noi fare soltanto della cronaca. Io ero a Milano, facevo teatro, Boazzelli mi aveva nominato suo regista. Il giorno stesso della prima, al mattino, ho letto il giornale ed è stato uno sconvolgimento che ha deciso alcuni malumori durati decenni. Durante la notte sono successe delle cose abbastanza curiose. Qualcosa succede in quella mezz'ora, ma non sappiamo. Se Dalevi entra e litigano, e lui per fare il gradasso vuol dare una dimostrazione. Se qualcun altro entra, non sappiamo assolutamente niente. Quello che è certo è che ormai l'inchiesta è chiusa, è stato resumato addirittura quel povero corpo, che tra l'altro è rimasto intatto. Certamente devo dire che un margine di dubbio resta, perché non è stato ben chiarito tutto il meccanismo della vicenda. Dalida, che a un certo punto viene interrogato sommariamente, insieme al marito, che era un discografico importante francese, che all'alba viene fatto espatriare, essendo invece l'unica, non dico testimone, ma l'ultima persona che lo ha visto. Perché Dalida viene fatto espatriare così velocemente? Alle 7 di mattina lei disse: voglio andare via da questo posto. Io e Sergio Modugno, che è attualmente redattore capo del TG1, la accompagniamo all'aeroporto di Nizza, e lei partì per Parigi subito. Cioè nessuno le chiese di restare e lei era stata quella che aveva scoperto il cadavere. Quelli che hanno fatto partire Dalida quella sera, Dalida non voleva per niente andarsene via, era presa in crisi, era nervosa, è arrivato il suo marito e dice: no, qua si deve portarla via a Parigi. La polizia l'ha sentita, l'ha ascoltata, e poi i dirigenti di Sanremo, loro dicevano: portatela via, perché Dalida diceva: qua il festival Sanremo deve fermarsi il festival. E allora non c'erano troppi, come si dice, in giro, troppi interessi in giro, che non volevano assolutamente, e l'hanno detto, hanno pregato alla casa RCA e al marito di Dalida di portarsela via. Dunque Dalida non è che è scappata via, lei voleva rimanere là. Sono stati loro ben contenti di sbarazzarsi di mia sorella Dalida, è questo che volevo dire. In realtà bisogna continuare, perché questa tragedia, pur detta, non può fermare una macchina come il festival. Politicamente non si può fermare il festival perché è accaduta una tragedia, non si può fermare uno show di canzonette soltanto perché qualcuno ci ha lasciato la pelle. E non si può fermare perché il suicidio è vergognoso. Tenco è stato per me una persona che mi ha portato moltissimo, perché a parte il suo incontro, a parte la persona che era ricca interiormente, ciò che è accaduto, che tutti sanno, che è una cosa penosa, drammatica, devo dire che nella mia vita è la cosa più importante che mi fosse arrivata. Ciò che voglio dire è che mi ha dato una ricchezza interiore straordinaria. Ad un certo momento, infatti, mi sono svegliata e non sapevo più chi fossi. Cioè, ho cominciato a pormi delle domande, a chiedermi chi fossi, cosa facessi, dove andassi. Interrogativi metafisici che mi hanno spinto ad un lavorio interiore per sapere chi fossi. Così ho cominciato a cercare Dio, ma non l'ho trovato. Ho invece incontrato qualcuno che non conoscevo assolutamente. Io non penso neanche che Luigi sia morto. Per me, io penso a Luigi sempre come una persona che adesso, quando vado a Genova, gli do un colpo di telefono, ci vediamo. È tanto che non vado a Genova, è tanto che non ci vediamo. Ma non vorrei cancellare proprio quella, vorrei che fosse cancellata non solo da me, ma anche da tanta altra gente, perché quella ha lasciato un ricordo negativo di Luigi. Nelle parole di Gianfranco Reverberi, uno degli amici più cari di Luigi Tenco, non è successo nulla. E invece nella stanza 219 dell'Hotel Savoy a Sanremo qualche cosa è accaduto. E ad aggiungere confusione e mistero c'è infatti anche una lettera indirizzata agli amici, una sorta di testamento spirituale di Luigi Tenco. Ma si tratta di poche righe, è un biglietto per certi versi deludente, un biglietto che, se autentico, dimostra solo uno stato di profonda confusione. Insomma, per molti una lettera fin troppo semplice rispetto al mito Tenco. Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita.
Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona alla rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao, Luigi. È una lettera che non sembra appartenere alla sua letteratura. Io non riconosco nemmeno nella punteggiatura, non riconosco era una persona lievemente più complessa del contenuto di questa lettera, cioè molto più complessa del contenuto di questa lettera. Io non ci credo, perché io non ci credo a quale lettera. È un biglietto che, secondo un modestissimo parere, denota uno stato di alterazione molto grave. Lui disse che si suicidava per protesta contro un certo modo di proporre la musica. Questa cosa mi colpì quando poi diventai appunto anche io un musicista, queste contraddizioni le toccai direttamente e mi sembrò doveroso, insomma, ricordare questo cantante che io non ho conosciuto ma che forse sarebbe diventato mio amico se l'avessi conosciuto. In fondo chi lavora sulle canzoni seriamente per dire qualcosa, poi certo può anche rimanere molto deluso di non essere compreso. Tira il collo agli organizzatori del festival, non impedisce alle tue parole di continuare a dirsi, di continuare ad essere, a parlare. Quando si mettono in gioco, si mettono in gara, in competizione, i propri sentimenti, i sentimenti a cui si crede, si può correre il rischio di avere delle reazioni magari esageratamente dilatate, di fronte ad un'eventuale sconfitta, più morale che non professionale. Ma chi era Luigi Tenco? Un giovane disperato che decide di farla finita o un giovane romantico che si immola per protesta? Fino a che punto le sue canzoni, così tristi e malinconiche, erano la fotografia reale del suo animo? E davvero, come cantava in una canzone Sorrideva di rado? Era un ragazzo, direi, un grande romantico era, un ragazzo che credeva moltissimo nel suo genere musicale, però era anche un tipo che si abbatteva molto facilmente. Quando non riusciva a fare successo nelle serate alle quali partecipava, era veramente un disastro, perché si rinchiudeva in se stesso. Difatti è sempre stato un introverso, Luigi Tenco. Venne fuori Gioventù Bruciata e James Dean. C'erano 80, 100, 200 gentini a Genova, Luigi, che erano, sì, comportavano in quella maniera lì. Luigi aveva anche proprio la faccia che lo aiutava, quindi era perfetto. Ma non era solo questo, era proprio anche una questione di riservatezza, oltre che di timidezza. Però al di fuori di quello, se c'era un ragazzo con un senso dell'umorismo eccezionale, era proprio Luigi. E nello stesso tempo una persona tremendamente seria, cupa, preoccupata, turbata, incerta, spaventata, fragile. Ma quando gli dissero addio, andare avanti troppo lontano, si spinse a cercare la verità. Luigi Tenco, al suo primo ruolo cinematografico importante, decide di interpretare La ballata dell'eroe, scritta dal suo amico Fabrizio De André. La patria si gloria d'un altro eroe alla memoria. Una generazione che cercava i suoi eroi, come scrive Fabrizio De André, o forse solo una generazione orfana, confusa e priva di ideali, come l'ha definita il critico Gianfranco Baldazzi. Ma è comunque a questa generazione che l'improvviso benessere economico dei primi anni 60 pone il dilemma. Scegliere tra un inatteso e inebriante consumismo e l'ipotesi di una rigenerazione sociale. Beh, è coraggiosa come lettura e intellettualmente complessa, mentre la nostra vita era di una chiarezza totale. Vivevamo in una precarietà totale, una precarietà mentale e anche fisica. Le difficoltà esistenziali, la ricerca del lavoro, l'orizzonte che non si dipanava, non si chiariva. Quindi c'era una vera incertezza. Il problema generazionale era vissuto da tutti noi in maniera molto intensa.
Una generazione, quella della Genova della fine degli anni 50, pronta per il grande salto. Una generazione che si ritrova nelle canzoni scritte da un pugno di amici che abitano a Levante della città, a poca distanza l'uno dall'altro. Un gruppo di musicisti che presto molti si precipiteranno a definire la scuola genovese della canzone italiana. A quell'epoca tutti facevano ancora le canzonette proprio. A Parigi e in Francia invece c'erano dei poeti veri che scrivevano le canzoni, ma proprio poeti, insomma. E quindi naturalmente noi eravamo tutti affascinati da quel tipo di testi e dalla musica americana. Un'intuizione geniale, a un certo punto sostituiscono a quelle che sono le normali parole di cartone, di solito, che si sentono nelle canzoni, delle parole più reali, più vere, anche quando hanno l'amore lo cantano in maniera strana. Luigi dice: mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. A chi sarebbe venuto in mente? Perché è come se in un quartiere si fossero dati appuntamento delle persone miracolate o destinate a diventarlo, per la possibilità che abbiamo avuto di stare insieme, di fare musica, avendo ognuno di noi una personalità ben distinta. Per quanto riguarda me e Gino Paoli, ci siamo conosciuti e non siamo venuti fuori da un ambiente che sia Genova o non Genova. Il fatto è che noi ci siamo conosciuti a Genova perché abitavamo qua. Questo luogo magico della città è in un raggio di un chilometro circa. Dove Corso Torino, 58, settimo piano, senza ascensore naturalmente, infatti è lì che ho riconosciuto i veri amici, quelli che mi aiutavano a portare sul vibrafono che pesava una tonnellata. Però c'era Corso Torino, finiva con il cancello, la scuola, dopo la scuola gli Acechi, il cinema Aurora e il Bar Igea dove ci incontravamo tutti. Questa panchina, questa me la ricordo bene, noi entravamo alle due e mezza a vedere i musical, era l'unico cinema dove facessero dei musical e stavamo su quella panchina seduti a ricantare tutto il musical fino alle 3 di notte, poi Bruno se ne tornava a casa sua in via Rimassa, che era la zona dei ricchi, io tornavo dalla parte della zona dei poveri dove c'era Corso Torino. E Luigi naturalmente in via Nizza se ne tornava a casa. La passione per la musica di questo gruppo passava attraverso Gershwin e attraverso i grandi musical. E Lauzi raccontava spesso che nel liceo Doria, dove si trovava con Luigi Tenco a scuola, e lungo le scale facevano l'imitazione di Fred Astaire e di Ginger Rogers. Lui aveva nel soprapalco del negozio di vini, questo Enos si chiamava, vini tipici, mi ricordo la scritta, c'aveva un clarino in do da banda e io avevo una piccola chitarrina, abbiamo cominciato a scrivere le prime canzoni insieme, ci siamo esaltati, facevamo delle passeggiate, mi ricordo che si guardava al mare, la curva del mare, nelle passeggiate serali, erano giorni di speranza, si diceva: beh, Gershwin è morto, gli altri stanno così, andremo a Broadway e rovesceremo il mondo. Che era, diciamo, rappresentato dai Fratelli Reverberi. I Fratelli Reverberi rappresentavano il sound, il luogo musicale in cui si immergevano un po' tutti, da Lauzi a Tenco, a Gino Paoli e persino Bindi. Ma esclusa questa comunità di intenti musicali, era una scuola fatta di monadi. Il punto di riferimento poi era casa mia, naturalmente, dove succedeva di tutto, insomma, si suonava, si cantava, si facevano le feste, e questo sempre al numero 58, settimo piano. Quindi, naturalmente, quando Luigi faceva un pezzo, io facevo un pezzo, Gino faceva un pezzo, o Lauzi, la prima cosa faceva sentire agli amici e gli amici facevano subito le critiche, quindi dalle critiche naturalmente si cercava di migliorare la cosa. Facevamo delle cose tutti insieme perché era stramba la nostra cosa di allora, si faceva tutto insieme, sì. Era una sorta di officina. Uno faceva un pezzo e a un certo punto
non sapeva più dove andare a finire, c'era quell'altro che diceva prova a fare così, cioè c'era una grande collaborazione, devo dire. Se un giorno tu verrai via. E così Giorgio Gaber, al suo primo programma televisivo, invita proprio l'amico Luigi Tenco a cantare le sue canzoni. Andremo insieme a vivere là, nella mia valle, dove ho imparato ad amare il sole, da la la, conosce questa la la, che sarebbe poi l'albo non vuole, mamma nemmeno, come faremo? Quindi è solo un caso che si possa parlare di scuola genovese, dopodiché si è affermato questo marchio, una questione di marketing anche, fa parte della scuola genovese, allora vuol dire che è un bravo cantautore. Ma se la scuola genovese è solo un marchio di garanzia è invece la voce di Luigi Tenco, unica e inconfondibile. Il suo amore per gli autori francesi, per la canzone americana, il jazz e la passione per il sassofono fanno il resto. Ah, io facevo lo studente in scienze politiche, commerciante, un sacco di cose, ma mai non mi occupavo di musica in senso insomma, professionale. Era una vocazione, era un hobby, ecco, per meglio dire. Ogni volta che facevo un disco, dicevo, no, non posso mettere il mio nome perché sennò poi quando mi vado a presentare come ingegnere o come architetto, come quello, non ho più credibilità, perché c'era ancora quest'idea che la musica era come andare sulle giostre, non era una cosa seria. Finché un giorno, quando ha deciso invece che avrebbe voluto fare veramente la musica sul serio, è venuto a Milano. Allora, a questo punto ho deciso, ci metto il mio nome, però voglio fare la musica sul serio. Nel 1959, insieme a Bindi, Paoli, Lauzi, Luigi Tenco si trasferisce a Milano. A chiamarli nella grande città sono stati i fratelli Reverberi, gli amici di sempre, che si sentivano troppo soli e che hanno deciso che è ora di fare musica sul serio. A Milano, del resto, la Ricordi cerca nuovi talenti. E li trovano attraverso Reverberi da Genova, ne trovano uno stuolo. Naturalmente, non avendo una lira, si sono ritrovati lui e Piero Ciampi a vivere a casa mia, che ero l'unico che lavoravo, l'unico che aveva una casa. Lì nascono capolavori, lì ci sono aneddoti formidabili. L'ingresso della Vanoni che incontra Paoli, dice mi faccio una canzone e lui in un'ora gli compone senza fine, cioè ci sono delle cose... E lì c'è una vita di gruppo che si dipana e si divertono. Io che facevo il night strimpellavo, mi piaceva moltissimo Vedrai, ma anche le prime canzoni, Angelo mio. Lì nasce veramente forse una forma di convento, una forma di unione che è soprattutto amichevole e che poi si traduce anche in esperienze che vengono scambiate. Non pensava nemmeno di cantare all'inizio, come non pensava forse neanche di fare dei testi all'inizio. All'inizio suonava solo e avevamo il complesso, il gruppo e si pensava solo a fare della musica, a fare del jazz in particolare. E quindi anche il suo modo di cantare, se uno ci pensa un attimo, assomiglia molto alla voce del sassofono, con queste note strascicate, allungate, tipica del sassofono e tipica appunto del modo di cantare americano. Mi sono innamorato di te, per esempio, proprio un pezzo no, 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 era un pezzo che era fatto come pezzo strumentale per il sax, che poi ci ha messo addosso il testo, poi se l'è cantato, ma lui fondamentalmente era più musicista. Lui ha cominciato facendo Nat King Cole, lui ha cominciato suonando clarinetto e sax, jazz. Lui non disdegnava il rock and roll, anche io non disdegnavo il rock and roll malgrado fossi un appassionato di jazz, e avevamo il background letterario perfino, insomma quello che leggevamo, le canzoni francesi, eccetera, che era lo stesso, anche se io vivevo nel profondo sud. Tutti gli arrangiamenti che si facevano per la Ricordi c'era l'obbligo di lasciare 8 battute, perché quelle 8 battute doveva esserci il Vigi che con il sax riempiva, prendeva il suo turno. E abbiamo occupato il binario e lui a un certo punto con questa dimensione del binario che fugge verso un futuro impossibile si mise a suonare lungo il binario questo sax e a me l'immagine che rimane di Tenco è un'immagine meravigliosa, lievemente eccitato dalle circostanze che suonava il suo sax camminando lungo il binario. Meno male che il treno non è arrivato.
ma il treno sta arrivando e Tenco non vuole assolutamente perderlo. Le prime canzoni cominciano a girare, il suo nome comincia a fermarsi, arrivano le sigle televisive, le partecipazioni importanti, le tournée in giro per il mondo. Le sue canzoni, insomma, stanno conquistando il cuore degli italiani. In quel periodo c'erano due tendenze antitetiche nella canzone italiana. La prima tendenza era quella melodica tradizionale, e proprio sulla sponda opposta, da poco, era nata una forma così di contestazione giovanile, forse la prima contestazione giovanile del dopoguerra, che era incarnata dagli urlatori. Tutto cambiò, radicalmente cambiò, con l'arrivo dei cantautori. Ecco, voglio dire, loro hanno un po' traghettato la canzone dal linguaggio canzonettistico a una sorta di vicinanza o di matrimonio con il linguaggio poetico, aprendo quella diatriba, diciamo, che ancora non si è risanata sulla differenza tra canzone d'autore e poesia. C'è profonda differenza, ma anche una profonda parentela, insomma. Le parole, soltanto le parole, bastano per fare una canzone che sia veramente vera, giusta, moderna. Non c'è bisogno di altro, bastano le parole. Era un'epoca culturalmente piuttosto riservata, e non si esagerava in retorica, il gruppo aveva una sua severità, in giro c'era la pittura informale e quindi anche l'uso dei sentimenti era molto prudente. Poi lo si legge dalle sue canzoni, questa capacità di essere complesso con delle chiarezze intime. E insomma, noi eravamo ragazzi, vivevamo quegli stessi sentimenti che Luigi cantava. Insomma, sono tutti versi molto belli, molto toccanti, sia che parlino appunto d'amore, sia che parlino di tante altre questioni. Insomma, ha sempre una sua forza, Tenco, non dice mai nulla di banale. Era sincero in tutte le canzoni che faceva, nei testi che scriveva. I testi che scriveva erano sempre o rivolti a qualche cosa di vissuto con una donna, o molto spesso rivolti alla madre. Insomma, erano discorsi che faceva la madre, e poi andava di là, si metteva al pianoforte, li scriveva e li musicava. Ancora oggi le canzoni di Luigi Tenco rimangono dei classici senza tempo. In pochi anni, dal 64 al 67, Tenco lascia un'eredità formidabile da vedrai, a Mi sono innamorato di te, da Lontano, lontano a Ragazzo mio, musiche e testi che raccontano un'epoca che sta cambiando e che di fatto quasi anticipano il 68. Sono canzoni che già quando venivano cantate in televisione, in un'epoca non sospetta, in cui la televisione aveva quella straordinaria funzione, ti davano la sensazione di essere qualcosa di sconvolgente. Però non si potevano definire popolari nel modo più assoluto, ma lo sono diventate in maniera importante, sono state riscoperte. Quando mi fece sentire quella stupidaggine che era Lontano Lontano, secondo lui, e che è una melodia ariosa, meravigliosa, sembrava un po' antica ma era straordinaria, io gli dissi: ma questa è un capolavoro, oppure vedrai. Lui diceva: no, erano delle canzoni più belle che ha scritto. Tenco, è lui, e il suo è quella... E quello struggimento è portato alle estreme conseguenze. E il senso della fine, del distacco che lui ha messo in tutte le sue canzoni. Cioè, voglio dire, gli altri grandi autori di quegli anni comunque avevano una musica che era attraversata da una vita, magari anche malinconica, ma da una vitalità, da un senso di... dominava comunque Eros, voglio dire, nella loro... Invece in Tenco c'è sempre stato questo...
essere trasportato altrove, come se già la sua anima ci guardasse da un'altra parte, da un altro punto di vista. E questa è proprio la malinconia, no, che lui ha messo, questa malinconia struggente che quando sentiamo Tenco delle volte non lo possiamo manco sentire, no, perché non è che Tenco è una panacea, anzi, non è una panacea, non è una medicina per tutte le stagioni e per tutte le malattie, anzi. È una musica da prendere col contagocce, proprio perché innesta nell'ascoltatore quella terribile scivolata verso un mondo fatto di ombre. Tenco stende in canzone il suo proprio diario. Mette in luce le contraddizioni che si celano nel rapporto a due. In fondo ci si innamora perché non si ha niente da fare. Nelle note e nelle canzoni di Tenco e degli altri cantautori c'è anticonformismo, spregiudicatezza, ansia di rinnovamento. E com'è inevitabile, i giovani che li ascoltano ne restano affascinati. All'alba del 1966, Luigi Tenco si trasferisce a Roma. Va a vivere vicino San Pietro e passa con la RCA, l'etichetta dei primi cantautori, di Morandi, di Dalla, di Rita Pavone, dell'Equipe 84, delle canzoni della Linea Verde. Beh, quando venne a Roma diventò amico di mio e di Boncompagni. Noi facevamo Bandiera Gialla, la radio, eccetera, eccetera. Io trasmettevo i dischi di Luigi in un programma che si chiamava Per Voi Giovani. Quindi diventammo amici, ci incontravamo al Piper. Una sera con Luigi incontrammo una ragazza bionda che lo aggredì perché non era stata riconosciuta. Si chiamava Patti Bravo e era appena arrivata da Venezia. E poi si parlava di musica, perché naturalmente io ero un suo grande ammiratore. Ritmo velocissimo e voi ballate. Ballare? Come no, me lo ricordo lo spettacolo. Formidabile. Cominciava la generazione beat, il ballo beat, i vestiti beat. Irripetibili. Questi ragazzi, che io riconosco adesso, ogni tanto li incontro, hanno 60 anni. I ragazzi chiedevano alla musica, appunto, che fosse svincolata dall'industria discografica. Poi era lo spirito degli anni del 68 e del 69. Allora, ragazzi, speciale per voi. Una domanda. Lui dice, Minoretano in qui. Un attimo di silenzio, per favore. In cui andarono lui, Rick Maiocca e altri, no? Esponenti di una falsa linea verde. Qualcuno Vedi? Non portò la linea verde, disse delle cose sincere. Alla sera mi sembra che si ammazzò. No, si chiamava Luigi Tenco, potreste dire? Puoi dirmi cosa ne pensi di tutto questo? Quel giorno al festival l'avevo conosciuto io, anzi mi aveva fatto i complimenti. E per me è stato il più grande poeta che abbiamo avuto in Italia. Rimane sempre quello che ha fatto veramente delle belle canzoni, ma sul vero senso della parola. Caro Tenco, le tue proteste non valgono niente! Manca ancora un anno, ma il vento del 68 ha già iniziato a soffiare. Pochi mesi prima della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, Tenco viene invitato a un dibattito al Beat 72 di Roma. E benché egli sia attento alla forma della canzone di protesta, viene attaccato, accusato di mistificazione e scavalcato a sinistra dai suoi coetanei contestatori. Eppure con Tenco la canzone d'autore si fa politica. I giovani di allora, a un certo punto, finalmente presero coscienza e a quel punto c'era sempre questo gioco dello scavalcamento a sinistra. Senta, lei ha detto prima che la canzone di protesta lei la faceva quando la protesta non interessava a nessuno. Adesso la protesta interessa a tutti, perché non li tira fuori le canzoni di protesta? La cosa è così grave, il mondo è così difficile oggi, che protestare non ha quasi più senso. Si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano in un individuo determinate reazioni, e siccome sono un compositore, queste reazioni finiscono per essere estrinsecate in una canzone. Secondo me il momento dell'impegno politico avviene proprio perché questi artisti, e soprattutto Tenco, soprattutto appunto Guccini e altri, insomma, sentono che i tempi stanno cambiando, sentono in anticipo
cogliendo nell'aria i sintomi di una rivoluzione culturale che poi porterà al 68, quindi a questo grande sogno assolutamente poi non concretizzato, e quindi sente il bisogno di parlare politico attraverso la canzone. È in quest'area di protesta, quasi di ribellione, che nel gennaio del 67 Tenco arriva al Festival di Sanremo in coppia con Dalida. A Sanremo Tenco porta Ciao amore ciao, una canzone a cui ha affidato praticamente tutte le sue aspettative, forse la sua ultima chance per imporsi al grande pubblico. Ma il suo racconto poetico sul tema dell'immigrazione, la sua ricerca colta sulla musica popolare, ottiene solo 38 voti su 900. Tenco, insomma, viene eliminato. Quella canzone non arriverà mai in finale. Io non credo che quel Sanremo fosse per Tenco l'unica o ultima chance. Io fui sconcertato da questa sua partecipazione, però io credo che lui abbia fatto questa cosa perché pensava di dare un contributo decisivo a uno spostamento dell'asse del gusto musicale italiano. Se l'avessi conosciuto anche solo una volta, se l'avessi fatto in tempo, ma... Non riesco a immaginarlo nel presente, Tenco. Oggi sarebbe identico, magari con qualche cappello bianco, ma identico. Lui avrebbe continuato a scrivere canzoni borbottando, bofonchiando, arrabbiandosi, e forse... ma avrebbe continuato a scrivere canzoni, avrebbe continuato a vivere di musica. Sarebbe sempre controcorrente. Controcorrente significa essere anche controcorrente nei confronti della propria parte. Probabilmente avrebbe intrapreso una strada molto, molto, molto filosofica, molto letteraria, molto basata sul pensiero, sulla costruzione di un pensiero al di là del mondo delle canzoni. Secondo me, come James Dean, come certe figure luminose dello star system, hanno vita breve, hanno vita breve proprio nella realtà, perché il loro successo è talmente importante, è talmente sconvolgente il costume della generazione a cui appartengono, che non possono passare incolumi da questo risultato straordinario. Tenco fabbrica per forza una mitologia, perché chi è più di rottura, più di Tenco nella canzone italiana? È impossibile immaginarlo. Le ha tentate tutte e, secondo me, è una vittima di un sistema, però la sua reazione lo rende mitologico.